Benvenuti amici miei, ben ritrovati di nuovo sul canale, ancora qui con un'altra guida dedicata al DLC di Elden Ring. Ma come sempre, prima di iniziare, per dare una grandissima mano al canale e nel farlo crescere, vi invito a iscrivervi, a lasciare un bel like e anche un bel saluto. E così facciamo diffondere anche un poco questo video. Allora amici miei, oggi cosa facciamo? Facciamo la seconda parte del video dedicato alle rovine, alle antiche rovine di Raou. Prenderemo un po' di oggetti e ci sono due boss importanti da fare qui. In più ci sta pure il golem e c'è un'arma, tra parentesi, segreta ragazzi. Non è tanto segreta perché penso che la maggior parte di voi la conosce già. Abbiamo già la sua prima versione e noi adesso dobbiamo prendere la seconda versione dell'arma. Detto ciò amici miei, questo è ciò che faremo oggi. Tutti gli oggetti raccoglibili che prenderemo sono segnati, inclusi i nemici più potenti, quelli da fare perché ci droppano oggetti giustamente, se no inutile farli. Fatto ciò potete copiarla tranquillamente ragazzi, più o meno, cerco di essere preciso con i punti, però mica sempre ci riesco. Ok amici miei, detto ciò vi consiglio anche di riposarvi e andare in questa zona, soprattutto quando è giorno, perché vi dico la verità, non si capisce una beata mazza di notte. Inoltre come loadout ragazzi, sempre lo stesso, luna velata, l'arma sacra, la reliquia sacra, come cavolo si chiama, quella finale del boss, e l'armatura, tutto il set completo di Rakshasa, come cavolo si chiama. Ok, detto tutto ciò, senza perdere tempo, il video sarà abbastanza lungo di suo, quindi senza che io perdo tempo. Let's go! Allora, vi anticipo pure che ho già preso due oggettini che stanno qui, sono una penna remicatrice se non mi sbaglio, e qualcosa di lanciabile. Niente di importante solo a questo punto. Evitiamo il raggio laser. Vi anticipo pure dicendo che possiamo andare pure da questa zona, però per completismo vi faccio vedere prima l'altra parte. Eh no, ma sta cosa è assurda, sta cosa che mi ha preso il golem in quel momento esatto, poi che bastardo. Comunque sia, dobbiamo andare qua. Saliamo e veniamo un attimo qua dietro, perché volendo possiamo andare pure per di qua. Alla fine facciamo tutto un giro ed è solo qua, tutto qua. Vi faccio capire pure come la zona non è tanto difficile. La prima grazia che ho sbloccato, antiche rovine di Raou Ovest. Ok, ragazzi, a vostra scelta e piacere. Se il golem lo volete fare adesso, lo facciamo adesso, o se no lo veniamo a fare dopo, tanto lui da qua non si può spostare. Siamo tornati indietro dove stava il ponte. Andiamo per questa strada. Non vi posso far vedere esattamente dove sono perché sono in combat, però dobbiamo sempre proseguire. Possiamo andare pure per di qua. Ok, la strada giusta è questa qui, dobbiamo saltare ragazzi. Ancora siamo in combat. Non posso... ok, mo vi posso far vedere. Ok, siamo proprio qua sotto. Qua ci sta un item sopra e un item sotto, ma prendiamo prima quello sotto. Ed è questo qua. Fiore del crogiolo, forma. Possiamo pure vedere che cos'è. Crea un fiore di Miranda sul torace ed evoca una pioggia di luce. Bellissimo. L'abbiamo già vista questa, questo utilizzo di potere nel capitolo precedente a questo.
La spada della reliquia sacra, sempre tattica perciò. Anche tattica contro queste mega libellule brutte. Muoiono proprio belle queste libellule. Attenzione che a terra ci sono pure gli scorpioni. Ok. Questo item l'abbiamo preso. Diciamo che siamo nella zona dove stanno tutti gli alberi rossi. Vedete? Però qua ci sta un ascensore che possiamo utilizzare. Sì, è l'ascensore, però saliamo prima a piedi per di qua. Avete visto? Quanti bei ragnetti che ci sono, eh? Ok, ci sono solamente questi qua, niente di più. Questa zona ve l'ho finita far vedere giusto per, ma è inutile, fondamentalmente non c'è niente qui, raga. Sta tutto sopra. Noi volendo possiamo pure scendere qua dopo. Ok, l'obiettivo è salire qua. E per salire dobbiamo prendere per forza l'ascensore. Ragazzi, approfitto per invitarvi a iscrivervi al canale. Cancella. Uccidiamo questo qua subito subito. Perché questo qua ci droppa sempre una cosa importante. Ceneri di spirito venerante. Ok. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Qua non c'è niente, sempre questi qua morti. Qua è un'altra zona che ci dobbiamo andare tra poco. Continuiamo per di qua. Ok. Esclusione, raga, non c'è niente. Nido di Raù. Vedete qua, ci sono cani, ragazzi, ovunque. Se scendiamo qua, moriamo. Quindi dobbiamo scendere dove abbiamo ucciso quello col vaso. È più facile. Dobbiamo scendere qua, non c'è niente. Vedete? Ah. Ok, questo l'abbiamo preso. Questo non mi ricordo. Ricordate? Qua dove stavamo noi prima e adesso siamo sopra. Però se non erro. Come facciamo a questo? Quel cane mi sta facendo una trappola. Ok, qui stavano gli scorpioni sempre. Mamma mia, mo cadevo un'altra volta giù. Ok.
Questa zona l'abbiamo vista prima da giù, ragazzi. Abbiamo fondamentalmente due strade da prendere. Prendiamo quella più illuminata, magari potete capire meglio. Ok, noi stavamo dall'altra parte. A proposito, ci sta pure un soffione, ragazzi. Quel soffione lo potete sbloccare sia da sopra che da sotto con il sigillo di Mog o di Margit. Andiamo un attimo qua. Sempre sotto. Attenzione a quello che è fetente. Ok. Forse abbiamo fatto la cazzata. Quello è potentissimo. Ma che... Ragazzi, quel bestione è veramente forte. Però sono morto. Approfitto per farvi vedere una cosa a sto punto. Usiamo prima il balsamo perché non voglio perdere tutte quelle rune. Andiamo dritto, andiamo verso il soffione adesso. Andiamo a sbloccare il soffione. Saliamo con il soffione. Non facciamo tutto il giro perché se no ci mettiamo un anno. Ok, per sbloccarlo, sigillo di Margit. E adesso il soffione è pronto. Ok, si muore qua. Scendiamo. Ragazzi, questo è un bestione fetente proprio. Quindi... Sfruttiamo le nostre magie, sono invisibile ora. Perché dobbiamo uccidere prima i cani. Stati fermo! Mamma mia, quanto eri tosso tu! Raga, veramente forte il nemico, eh! Questo bestione era tossico. Non era facile da fare. Come anche questi cani, stranamente, la loro vita è più lunga del normale. Ok, questa zona l'abbiamo fatta, l'abbiamo esclusa. Ora il nostro obiettivo è arrivare lì. Ma sto cavolo di golem però rompe veramente. Secondo me... Ok. Qui quando pare non c'è niente. C'è solo il golem che rompe. Adesso dobbiamo scendere per forza, ragazzi. E dobbiamo riprendere di nuovo il soffione. Però stavolta dobbiamo andare per le scale. Vedete? Ci mettiamo qua, vediamo se possiamo creare gli oggetti.
Quanti ne possiamo creare? 7 di vasi. E li equipaggiamo pure, vediamo se li possiamo usare i vasi. Magari faccio vedere come sconfiggere il golem in un modo più semplice e immaginabile possibile. Qui ragazzi abbiamo un vaso, vabbè, una cassa. Corno portafortuna multicolore. Vediamo che cos'è. Aumenta ampiamente robustezza, immunità e concentrazione. C'è un po' di tutto, tranne la resilienza. Ok. Abbiamo preso questo oggetto, ragazzi. E lo possiamo pure togliere. Ok. Ora. Andiamo qua. Andiamo qua senza cadere, prendiamo questo. Ci giriamo. Andiamo qua. Facciamo così. Questo viene qua. Verrà. Allora ragazzi, vedete? È così talmente fetente che non vuole più venire verso qua. Mannaccia a lui, mannaccia. Ok, comunque continuiamo ragazzi. Abbiamo preso l'oggetto lì sopra. Continuiamo per di qua. Veniamo qua. Facciamo prima così, ragazzi, sinceramente. E che mi metto a battermi contro di lui? Vieni qua, vieni. Affanculo, stava con uno di vita. Oh, che cazzo è successo? Ok ragazzi, Golem avete visto come mi ha ucciso, eh? Sì, penso l'avete visto un po' tutti. Comunque questa qui è un'altra strada, ragazzi, dove sono adesso. Ho sbagliato a prendere, dobbiamo riscendere il soffione e risalire. Ok, sono tornato dove stavamo prima. Dalle, vuoi morire o no? Che cavolo. Ok, ragazzi, sono spiegato. Il modo più semplice per fare questo golem, anziché colpirlo ai piedi, è salire qua sopra, sopra il soffione, cioè fare il soffione, salire qua, venire qua e buttargli i vasi addosso. Così facciamo prima, sinceramente. Richiamiamo il destiero, riprendiamo. Abbiamo preso questo oggetto, abbiamo fatto il golem, finalmente. Abbiamo saltato il soffione. Siamo venuti qua. Ok, continuiamo. Questa qui è la strada dell'arma segreta. Mannaccia la miseria, mi volevo curare.
Questi qua basta girargli intorno e colpirli sempre. Se ci riesco. Ok. Sono pochi, non vi preoccupate. Quello è un ascensore. Possiamo pure non prendere l'ascensore, però ve lo faccio vedere lo stesso. Ok, continuiamo. Prendiamo questo oggetto e qua ci dobbiamo fermare, raga, perché qua è una situazione un po' delicata. Blocchiamo questa centrale, blocchiamo quello là e facciamo sempre così fin quando non muoiono tutti. Ok, cavallo e continuiamo. Non so se qua ci sono andato, non credo proprio però. Facciamo questo. Ok, e siamo usciti qua. Ok, c'è un oggetto in effetti, vedete, proprio preciso, sono stato preciso, ragazzi. Se me lo fai prendere, ricettario del sommo potentato 9, e ce lo togliamo. Ok, andiamo sempre dritto dritto, ragazzi, tanto non moriremo. Possiamo andare pure per di qua, grande. Con queste passerelle invisibili di From Software so proprio una cosa veramente bella. Taffa. Eccoci qua, ragazzi. Questo è un altare che ci permette di cambiare la nostra spada da tenebre a luce. Abbiamo già trasformato la nostra spada nella spada delle tenebre e l'abbiamo fatto nelle rovine di Unte. Mo la eleviamo a spada di luce. Ok, abbiamo preso pure quest'arma. Abbiamo completato proprio tutto. Ritorniamo indietro. Vi consiglio di fare sempre la stessa strada, ragazzi. Se state bene a fiaschette e a mana, continuate. Ricordiamoci che qua c'è un ascensore. Allora, qui c'è un nemico, diciamo, temibile. Ed è questo qua. Basta che ci mettiamo qua. E lo felliamo. Qui c'è un altro item. Qui c'è un altro nemico temibile. Addio. Oh, ci ha dato pure le fiaschette, grande. Ok. Sotto stava il golem di fuoco. Andiamo qua. Qua vedete non c'è niente. Dobbiamo salire sopra adesso. Però per completismo vi devo far vedere pure cosa c'è qua dentro, no? Perché qua si entra.
Ok, questo item non me lo ricordo. Che cos'è? Frammento di alberombra. E stava proprio qua dietro. Stava qua. Sono in combat. No, va bene. Ok, sono tornato dove mi ho ucciso quel fedente di prima. Fatemi vedere se l'item che stava qui l'abbiamo preso effettivamente. Sì, era questo qua e l'abbiamo preso, ragazzi. Perché stava proprio qua. Ed è lui. Ora, io voglio capire, quella bestia di prima dove cavolo stava? Eccola là! Guarda come sta, guarda, guarda, guarda! Morimo. Addio. Uff, non so come faccio a sbagliare delle volte contro questi napoli. Ok, il brutto l'abbiamo tolto, abbiamo solo il bello da fare. Lì abbiamo preso l'item, veniamo qua. Andiamo da questi. Qui ci divertiamo un poco. E qui ci abbiamo l'ascensore, ragazzi. Lo prendiamo. Ci porta sopra. Scendiamo. Torniamo indietro, scendiamo queste scale, facciamo solo lui per sicurezza e continuiamo a scendere. Ok, e voilà ragazzi, guardate dove siamo usciti, ve lo dovevo far vedere per forza questo giro, se no non capivate niente. Siamo usciti esattamente dove sta la grazia di prima, infatti adesso ci riposiamo pure che è meglio. Benedizione del regno dell'ombra. Ok. Ora ragazzi, invece di andare sempre dentro e prendere l'ascensore, perché alla fine avevamo solamente due ascensori da prendere, andiamo a fare un altro giro, così è più chiaro. Sempre da Soffiuna andiamo. Dai, questi giri li abbiamo quasi finiti, dai. Prendiamo il soffione, ma questa volta andiamo sopra, soprattutto. Eccoci qua, siamo arrivati. Questo è il luogo di interesse e siamo ancora più in alto di prima. Ok, veniamo qua. Abbiamo un'entrata, vedete? La prendiamo, andiamo a farci un giro. Stavo pure per cadere, avete capito già dove siamo qui? L'ascensore che stava, diciamo,
nel lago. Di marcescenza giù. Qui ci dovrebbe essere un paio di cose. Infatti, ecco uno. Abbiamo preso la magia di questi insetti brutti, rosti. Saliamo le scale. Ragazzi, sto velocizzando un poco, se avete notato, proprio perché abbiamo due boss da battere ancora. Però vi sto facendo vedere un po' tutto. Abbiamo fatto leggermente un giro quadrato, però l'uscita è sempre una ed è questa qui, dove sta la grazia. E prendiamo pure la grazia. Tocca grazia. Grazia perduta scoperta. Ok, questo l'abbiamo preso. Questo qui non mi ricordo che cavolo era. Ci dovrei pure ritornare a controllare. Questo l'abbiamo preso. Mancano questi due. Li andiamo a fare. Bisogna saltare per di qua. Ma si muore, porca miseria. Allora ragazzi, vedete questo posto delle scale di fronte alla grazia? E poi subito dopo abbiamo l'entrata per il boss. Ok, questo simbolo che avevo sulla mappa era per ricordarmi che ci stava una quest qui. Allora, la quest è del portatore dell'arardo del corno. Se noi non lo sconfiggiamo insieme all'Eda, lo troviamo qua, in poche parole. Se non facciamo la sua quest a Rocche delle Ombre, lo ritroveremo qua. Essendo che io però la quest l'ho fatta già, non c'è più qua. E quindi posso proseguire tranquillamente e togliere pure questa spunta e andare tranquillamente per la mia strada. Ok, possiamo andare a vedere pure cosa c'è a destra e a sinistra, ragazzi, ma qui non c'è niente qua sopra, solamente il boss. Todo qua. La strada che dobbiamo percorrere per prima è questa qui. Se riesco ad arrivarci, perfetto, perfetto. Sopra il tetto non c'è niente. Però abbiamo piume dell'uccello divino. E il mini boss è questo qua di fronte a noi. Non è manco un boss, è un nemico elite. Perché poi io lo sconfiggo così, con due colpi. Sto troppo forte. E ci droppo la sua corazza. È un troppo assicurato, ragazzi. Ok, abbiamo preso la magia. Abbiamo preso la corazza del nemico. Però dobbiamo andare qua, tutta questa zona. Ok, però per prima dobbiamo fare un'altra zona. Dobbiamo scendere qua, ragazzi. Sono troppo bravo io. Raga, potete scendere come preferite voi. Lo scopo è arrivare qua. Zamba di gallina. Poi, di nuovo cavallo. Qua, facciamo tutto il giro. Facciamo tutto il giro. Tutto il giro. Qui non c'è niente. Possiamo andare qua. L'ascensore lo prendiamo dopo. Prima andiamo per di qua. Mo cadevo pure.
Ok, arrivati qua abbiamo questi due nemici. Li mandiamo a quel paese e continuiamo. L'unica cosa che ci sta è dentro e non sta all'esterno. Quindi l'esterno è stato proprio inutile. Prendiamo questo, che è l'unico oggetto difficile da trovare. Talismano di tutti i crogioli. E per uscire l'ascensore, che sta proprio qua. Ok, e mo ci porta sopra. Questo l'abbiamo preso, del talismano. Questa grazia l'abbiamo sbloccata. Dobbiamo continuare per la ultima grazia, che è questa qui. Perfetto. Riposiamoci, è meglio. Non ho letto manco come si chiamava il libro. Antiche rovine, grande scalinata. Re bello, ragazzi, guardate. Guardate. Cioè, ma che cos'è sto gioco? Cioè, guardate. Noi dobbiamo andare dove sta quella porta. E per andarci dobbiamo andare per forza dove sta quella struttura. Poi capirete il giro che stiamo facendo. È assurdo però. Ok, siamo pronti? Sì. Qua c'è una cosa, se non sbaglio. Ok. Lì di fronte a noi c'è un golem che ci prende subito di mira, ragazzi. Giriamo un attimo a destra, vediamo cosa c'è. C'è solo un oggetto che non serve a niente ed è questo qua. È sotto dove stavamo prima. Siamo saliti con l'ascensore. Torniamo indietro a fare il golem. Mannaccia lui. Prendiamo la pietra da forgiatura e saliamo, che è meglio. Ah, quanti colpi abbiamo dato? Io ne ho dati veramente pochi. Guardate, raga. Si vede Sepolcrid. Vabbè, Sepolcrid. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Penso avete capito. Si vede tutto giù, raga. Alto sombra è la parte iniziale. Piana dei Sepolcri, ecco. Qui sotto non c'è niente, ragazzi. Si muore. Dobbiamo andare sempre dritto avanti. Mi ero scordato sto salto, vabbè. È facile. Ah, tada. C'è una statua di evocazione. Andiamo dritto, prendiamo questo. Che non lo tengo neanche segnato sicuramente. Runa del regno dell'ombra. Poi vediamo. No, no, ce l'ho segnato invece. Sì, ce l'ho segnato. Perfetto. Comunque, ragazzi, dobbiamo scendere per di qua. Non ci sono alternative. Stoppiamoci qua. Qua dobbiamo baffarci.
Allora, lui ci fa danni, ragazzi. Un danno che non mi ricordo mai come si chiama. Vabbè, si è accorto di me. Ve lo dico dopo quali danni che ci faceva. Oppure ve ne accorgerete da soli. Come cavolo si chiama quella peste nera che i camaleonti ci buttano addosso? Eccoli i camaleonti. Meno male che li ho uccisi col disco delle pizze. Comunque, i camaleonti ci fanno un danno assurdo. Eccolo qua il danno. Non è forte il nemico, so io quello scarso. Curiamoci sempre e spesso. No, non si capiva un Kaiser. Non capisco un Kaiser così, raga. Però, Lacrima l'ha ucciso per noi, perfetto. Ok. Ragazzi, per fare questo nemico e non avere tanta difficoltà contro di lui, vi consiglio di utilizzare, ve lo faccio vedere subito se lo riesco a individuare, Bussola del Principe della Morte, che aumenta la resilienza. Ecco, il Morbo Mortale. Questo boss ci faceva danni da Morbo Mortale, ragazzi, quindi dobbiamo usare la Bussola del Principe Resiliente, o come cavolo si chiama? Del Principe della Morte. Bussola del Principe della Morte, ok. Abbiamo fatto questo boss, qui non c'è più niente, questa l'abbiamo presa, il golem l'abbiamo fatto, non ci ha droppato niente e ci manca solamente il boss finale. Andiamo. Ok, se nel caso vi chiedete come me ne devo andare da qua, con il cavallo basta scendere per qua, tranquillamente. Noi ci teletrasportiamo. Allora, raga, sono morto. La signorina Romina, santa del pocciolo, non è forte. Non si sta ferma. E io odio i boss che non si stanno fermi, ragazzi. Questa vola, va a destra, rotola, salta, fa esplosione. Non si capisce niente. Oh. Comunque, cosa vi consiglio? Lama blasfema, andiamo sul sicuro. Magia a base di fuoco, andiamo sul sicuro. Evochiamo il nostro alleato, ci baffiamo come sempre. Anche se secondo me non serve proprio baffarci. Pozione. E andiamo. Chiamo, mi curo, magia.
non mi uccidere mo velocemente. Marcia scienza. Vabbè. Che cazzo mi utilizza a fare il vaso, voglio sapere. Allontaniamoci da questa cavolo di spirale. Ci ha messo marcia e scienza. Che ci manca un colpo a questo, dai. Romina, salta del bocciolo. Muori. Si è messa a volare. È morta? Sì, non l'ho uccisa manco io, figurate. Troppo facile. Perfetto, amici miei. Perfetto, abbiamo battuto pure il boss finale con una semplicità assurda. Con lama blasfema andiamo tranquilli proprio. Ci riposiamo. Chiesa del bocciolo. Ok. Ragazzi, se in questa guida ho parlato male, mi sono espresso male, è perché sono stanco. Sono appena venuto dal lavoro e sono una pezza vivente, ragazzi, quindi perdonatemi questo piccolo difetto. Però spero che questa guida venga lo stesso bene. È molto chiara, soprattutto. Qui, come ben vedete, non possiamo proprio utilizzare il cavallo torrente. Ok. Va bene, completiamo, dai. E ho fatto persino il boss, perfetto. Tutta la zona antiche rovine di Rau è completa, ragazzi, e finalmente pure. Possiamo proseguire. Comunque dobbiamo venire qua, esamina l'albero sigillo. Ma questi che fanno? Pregano. Ma sono vivi. E qui? Non posso fare niente qua. Ok. Let's do it. Bruciare l'albero del sigillo, perché questo è l'albero del sigillo. Sempre bello, raga, sempre bello.
Ed eccoci qua. Allora, ragazzi, in questo luogo ci si arriva come a Faro Marzullo. Ed eccoci qua. Questa porta l'abbiamo visto dall'altra parte. Se vi ricordate, vi ho detto che eravamo diretti esattamente qua. E così è. Riposiamo. Enir Ilim, mura esterne. Faccio vedere un po' com'è. Questa era l'entrata che noi vedevamo dall'altra parte, raga. Guardate sto gioco come cavolo l'hanno pensato. Ma io mi meraviglio sempre di più, raga. Ma veramente. Cioè noi stavamo all'altra parte e ho detto ok, noi siamo diretti qua. E qua siamo diretti. E siamo venuti. Che bello. Enir Ilim. Ok, amici miei. Guarda come scendevo le scale velocemente. La puntata si conclude qua. Via via. Fugli fugli. Ma che cavolo vuole? Oh, mi stai inseguendo veramente? Ma che cavolo è sta roba? Raga, ma chi se l'aspettava? È meglio riposarci poi. Ragazzi, prima di chiudere, mi sono scordato di farvi vedere un'ultima cosa. Allora, se noi andiamo nell'inventario, qualcuno di voi si sarà chiesto di un enigma dove risolverlo. Vi faccio vedere pure l'enigma in questione qual è. Ed è questo qua. La Sacra Torre, il dipinto della Sacra Torre, opera di un artista errante, rievocazione di un dipinto intitolato La Sacra Torre. Ok, questo dipinto non lo si poteva prendere fino a mo'. Avendo sbloccato questo luogo, Enir Ilim, ora possiamo andare in quest'altro luogo. E per arrivarci, voglio vedere se riesco a trovare una soluzione più facile, ci arriviamo da qui, rovina della Città del Tempo. Rovine. Ci si arriva da qui, base di Raù, ragazzi. Se voi vi ricordate, ci stava pure un soffione che ci portava verso sopra. Dobbiamo andare a prendere questo soffione in particolare. Ma mo che ci penso, ragazzi, il gioco è veramente maestoso. Ok, prendiamo il soffione. Un altro soffione. E voilà. Qui abbiamo affrontato un boss. Ma no, non mi ricordo come si chiama. Però ci sta. E per l'oggetto in questione sta proprio qui. Vedete adesso. Si vede Enir Ilim, prima non si vedeva e quindi non triggerava l'uscita di questa cosa. Lui dove sta? Eccolo là, dovrebbe stare qua poi. Perfetto. Eccolo. La sedia con l'omino sopra. Che ci dà? Raccogli oggetto, sigillo dello Spiralbero. Spiralbero. Che cos'è? Ah, è un sigillo alla fine. Spiralbero. Nessuna abilità. Sacro sigillo di Ambra. Potenzia gli incantesimi della spirale. Devo capire che cavolo è sta spirale. Ok. Amici miei. Mi riattacco a dove stavo prima. Ragazzi, la puntata è meglio che la concludo qua. Detto ciò. Amici miei, spero che vi è stata veramente d'aiuto. Chiedo scusa se qualcosa non l'avete capita, sono molto stanco, balbetto, mi mangio le parole. Raga, è veramente tosta dopo il lavoro a registrare Elden Ring, soprattutto. Detto ciò, amici miei, spero che apprezziate e me lo dimostriate attraverso un bel like, una bella iscrizione e un bel saluto nei commenti, se vi va, ragazzi. Così diamo pure una mano a questo bel canale dedicato ai gameplay. Detto ciò, amici miei, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona serata e una buona giornata.